è in grado di competere su. 10 anni fa ho traslocato, sono andato a vivere a Roma, quindi avevo in casa tutti i libri che avevo letto da quel momento. Ne ho scelti 50, per me i più belli, e ho dedicato una pagina a ognuno di loro. Non sono solo romanzi, c'è un po' di tutto, ci sono dei classici, ci sono dei libri di filosofia, degli saggi, libri di storia, c'è veramente un po', c'è Fantozzi per dire, beh, che per me è un grande, Val Villaggio ha scritto un libro fantastico, e più libri fantastici. E niente, quindi è un viaggio fra le mie letture, però si intitola Una certa idea di mondo perché secondo me quando tu parli, tu, chiunque parla di libri, in realtà sta parlando del suo modo di stare al mondo. Nessuna situazione economica può uccidere né i desideri, i sogni, le inclinazioni, i grandi progetti, grandi speranze, come dice Dickens. Nessuna crisi economica può veramente schiacciare completamente. La gente faceva bambini durante la guerra, pensate, cioè vedi che nessuno ci può fermare. Apriamo la nuova sede, la nuova scuola a ottobre, e abbiamo già aperto le iscrizioni per questo nuovo anno. Prendiamo 200 ragazzi invece che 30 e quindi ci ampliamo molto, ma diventiamo però effettivamente una scuola non solo di scrittura, ma di cinema, di teatro, di giornalismo, di serialità, che è molto interessante. Tutti i prodotti seriali, di narrazione seriale che ci sono al mondo, dai videogames alle serie televisive. E poi cross media, che è una disciplina molto affascinante, che praticamente siamo solo noi, qualche nordico in Europa e gli americani.